Ciao a tutti, io sono WizardofDOS19 e oggi vedremo Windows FLP. Avevo già dedicato un video a questa versione speciale di Windows XP, ma a grande richiesta, oggi farò una recensione completa e dettagliata di questo vecchio OS poco conosciuto. Windows FLP è stato rilasciato nel 2006 dalla Microsoft. Sfrutta le solide basi di Windows XP Service Pack 2 ed è particolarmente ottimizzato per girare su macchine molto datate. Ma vediamo quali sorprese ci riserva l'installazione. All'inizio verremo accolti dalla familiare schermata di caricamento di Windows XP. D'un tratto però ci ritroviamo di fronte a un setup veramente avanzato. Andiamo avanti e scopriamo che possiamo scegliere cosa installare. Si può tranquillamente evitare di installare sia Internet Explorer sia Windows Media Player e molto altro, diminuendo lo spazio occupato sul disco. Però per questa volta installiamoli, dai. Poi si arriva alla schermata di partizionamento, dove è veramente semplice gestire le proprie partizioni e selezionare e formattare il disco desiderato. Successivamente immettiamo i dati personali. Dobbiamo inserire una password veramente strong. Infatti dovrà per forza contenere lettere maiuscole, minuscole e numeri. La mia sicurissima password è professional1234, con la P maiuscola ovviamente. Rileggiamo tutte le informazioni e poi iniziamo la fase centrale dell'installazione. Essa ci metterà del tempo in base alle caratteristiche del PC. In meno di mezz'ora saremo pronti a fare il login e finalmente ci ritroviamo davanti alla scrivania di questa OS. Di base include Windows Media Player 10 e Internet Explorer 6. Ovviamente si possono aggiornare come per XP. Una volta installati i driver possiamo iniziare ad esplorare il sistema. Allora, cominciamo dai vantaggi. Primo vantaggio, maggior velocità e reattività. Questo sistema è perfetto per computer vetusti. È assolutamente da provare se avete tentato di tutto per resuscitare un PC lento. Questa OS consuma pochissima RAM ed era stato creato appositamente per le aziende che avevano ancora computer dotati di Windows 95, 98 e 2000 e non soddisfavano i requisiti per far girare Windows XP, che già di per sé richiede poche risorse.
I requisiti minimi infatti sono 233 MHz di processore, 64 MB di RAM, 610 MB di hard disk e un display di 800x600. Secondo vantaggio, buona disponibilità di applicazioni. Windows FLP permette l'esecuzione delle stesse applicazioni di Windows XP, quindi posso installare Windows Media Player 11 e Internet Explorer 8. Successivamente è meglio installare e usare un browser recente e aggiornato, anche se vi sconsiglio di navigare sul web con questo vecchio sistema operativo non più supportato da Microsoft stessa. Inoltre i browser più popolari come Chrome, Firefox e Opera non supportano più XP e quindi FLP. Poi si può installare e usare Office 2007 o in alternativa possiamo scegliere LibreOffice o OpenOffice. Terzo vantaggio, maggior spazio disponibile. Windows FLP non include nessun sfondo o file audio di esempio. Inoltre dispone solo di due screensaver, cioè presentazioni immagini e logo di Windows. Questo aumenta notevolmente lo spazio disponibile per i file personali nell'hard disk. Un'ulteriore nota positiva deriva dal fatto che posso decidere quali applicazioni installare durante il setup avanzato, in modo da incrementare lo spazio a mia disposizione. Quarto vantaggio, ricerca avanzata. Windows FLP include la più professionale ricerca di Windows 2000. La classica ricerca di XP invece ha gli assistenti animati. Ciò è particolarmente utile per effettuare velocemente una ricerca senza perdere tempo. Posso anche selezionare un vasto numero di filtri di ricerca per trovare subito quello che mi serve. Quinto vantaggio, sistema multilingua. Questa OS è disponibile solo in lingua inglese, tuttavia posso installare il pacchetto nella lingua desiderata dopo il setup. Questo fattore è molto interessante perché solo in Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro e Windows 10 Pro è possibile scegliere e installare un pacchetto di lingua. Difatti Microsoft mette a disposizione i singoli pacchetti scaricabili separatamente, mentre per FLP bisogna prendere l'ISO dedicata, dal peso non indifferente, contenente un mucchio di lingue e applicare la propria. Sesto vantaggio, interfaccia grafica moderna. Questo sistema eredita anche l'interfaccia grafica di Windows XP, introducendo temi maggiormente colorati e invitanti. Questo è un passo avanti dalle cupe colorazioni di Windows 2000 e precedenti. Inoltre permette di aggiungere altri temi. Possiamo inserire il tema dell'edizione Media Center o scegliere tra due differenti colorazioni di nero, che rendono l'OS più simile a Windows Vista. Se siete interessati, guardate il mio vecchio video Nuovi temi Windows XP. Windows FLP dispone di molti vantaggi e può essere considerato una versione più leggera di XP, ma vediamo ora anche gli svantaggi. Primo svantaggio, assenza di alcune applicazioni integrate. Possiamo subito notare che questa OS non include varie funzioni, come i giochi, Paint, il pannello di configurazione dei joystick, e il file NullSys. Essi non sono installabili nemmeno durante il setup, tuttavia è possibile rimediare a queste mancanze. Per i giochi e Paint è infatti sufficiente avere a disposizione un computer con Windows XP dal quale copiarli, poi basterà aprirli e funzioneranno perfettamente.
Per quanto riguarda le ultime due opzioni è possibile aggiungerle, però dubito siano molti gli utenti con la necessità di usare un joystick o eseguire programmi per le emulazioni di applicazioni Linux su questo sistema. Secondo svantaggio, mancanza delle opzioni di compatibilità. Seppure Wikipedia evidenzi il fatto che manca la scheda compatibilità per le applicazioni e quindi ci sia un maggior rischio di non poter eseguire alcuni vecchi software, Windows FLP si comporta discretamente, dimostrando una buona compatibilità con moltissime applicazioni. La mancanza delle opzioni di compatibilità potrebbe essere un problema solo in rarissimi casi. Terzo svantaggio, Service Pack 3 è esclusivo. Per installare il Service Pack 3 non si deve scaricare quello di Windows XP, ma quello dedicato a FLP. In caso contrario il sistema mostrerà un errore prima dell'installazione. Questo potrebbe creare confusione in qualche utente, anche se girovagando nel web si viene reindirizzati verso la corretta pagina dedicata. Quarto svantaggio, errata gestione delle licenze. Windows FLP era pensato per le aziende aventi un gran numero di vecchie macchine da aggiornare, esigevano quindi di molte licenze. Di conseguenza questo OS non era venduto al classico consumatore. Però sarebbe stata una mossa interessante e redditizia renderlo disponibile anche per noi comuni mortali, con licenze singole, in modo da aggiornare PC particolarmente scarsi. Purtroppo si sono lasciati sfuggire questa importante occasione. Quinto svantaggio, il supporto è terminato. Il supporto per Windows XP e di conseguenza di FLP è scaduto ad aprile 2014, quindi Microsoft non fornisce più aggiornamenti. Ciò lo rende esposto alle minacce del web. Potete sempre installare un antivirus, ma potreste comunque avere dei problemi di sicurezza. In conclusione posso dire che questa OS è migliore di Windows XP ed è perfetto per recuperare i nostri vecchi PC abbandonati, ma suggerisco comunque di adoperarlo per piccole cose. Usare Office, ascoltare musica, guardare film, disegnare qualcosa e perché no, eseguire anche vecchi giochi DOS. Windows FLP, seppure non sia più all'altezza dei standard moderni, merita comunque un 7. Spero vi sia piaciuta questa recensione, se sì mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete e commentate. Ciao! Ma perché parlarne ora? Ebbene, qualche mese fa è terminato anche il supporto di un'altra OS Microsoft, Windows Vista. A partire dall'11 aprile, infatti, anche questa OS non riceve più aggiornamenti.